50 stelle. Tutti gli USA stato per stato insieme a Federico Buffa. Anche oggi una delle 50 stelle della bandiera americana, uno dei 50 stati insieme a Federico Buffa. Buongiorno Federico. Buongiorno. Dove andiamo oggi? Arizona. Arizona, quindi allora situiamola tanto per cominciare. Sud degli Stati Uniti, confine col Messico, anzi per certi versi il più bollente confine col Messico, quello dove più facilmente, a parte alcune zone del Texas, c'è l'immigrazione illegale e quindi è pattugliato dalla Guardia Nazionale. Non lo so, dell'ovest degli Stati Uniti dopo il New Mexico e parte dello Utah più l'Arizona come luogo più bello dal punto di vista turistico. Qua la natura francamente ha esagerato. È il 48esimo stato dell'Unione. Se i curiosi di meteorologia, quando guardano i giornali, prendono la cartina degli Stati Uniti, di solito, soprattutto in estate, se vogliono trovare il punto più caldo, vanno in Arizona. Di solito c'è scritto Phoenix 42-43, anzi in Fahrenheit più di 100 sostanzialmente. Vero, ovviamente. Se avete un problema di schiena, questo è il vostro stato. Tanto è vero che a Tucson si calcola che i giorni di sole annuali siano 300 su 365. Siccome però è una delle città americane con i salari più bassi, i tucsoniani, la pronuncia corretta è Tucson, scherzano dicendo siamo pagati meteorologicamente più che in dollari. Quindi Tucson è quello che, esatto, diciamo, siamo abituati a dire, ma abbiamo scoperto che si dice Tucson. Un personaggio, oserei dire più che famoso, leggendario, che è un nativo dell'Arizona, è Geronimo. Sì, il problema è sempre vederlo dal punto di vista dei nativi. Naturalmente Geronimo non si chiamava Geronimo. Perché Geronimo si chiama Geronimo? Perché i terrorizzati soldati spagnoli, quando erano presi d'infilata dalla tribù di Geronimo, si appellavano a San Geronimo che li dovesse proteggere, e quindi questo grande capo indiano fu ribattezzato Geronimo, ma era tutt'altro il suo nome, perché gli spagnoli si appellavano a San Geronimo perché li proteggesse dalla sua furia. C'è qualche posto particolare all'interno di questo stato che possiamo segnalare come meta turistica? Ti risponderei come rispondono a New York a una domanda del genere: un'anatra sa nuotare? Sì, decisamente ce ne sono. Io scelgo il posto secondo me più suggestivo. È chiaro che il Grand Canyon ti trasporta nel tempo, perché questo enorme avvallamento è un luogo mistico della faccia della terra. Se avete la possibilità di sorvolarlo, perché ci sono delle organizzazioni che lo fanno, obiettivamente vedete un luogo della terra che non ha uguali per le dimensioni. Se vi viene l'idea di andare al Colorado River scendendoci a piedi, ricordatevi che vedrete sulla strada del ritorno, quando si torna su, gente che dice io muoio qui, preferisco morire qua come le balene nel Maine, nel senso che con la temperatura e la scalata, francamente, preparatevi con tanto Gatorade e qualche supportino. Però secondo me il luogo più bello dell'Arizona è il Canyon de Chelly, è scritto C-H-E-L-L-Y, quindi dovrebbe essere Chelly, ma in realtà è pronunciato Chelly. Ci sono 2000 anni di storia americana, perché finalmente si vede una cultura precedente a quella contemporanea, perché gli indiani Anasazi tra il 700 d.C. e il 1300 d.C. hanno vissuto lì in fantastiche case nella roccia che, per motivi misteriosi che gli antropologi non sono mai riusciti a scoprire, hanno abbandonato, ma che finalmente ti mostrano l'esistenza di una civiltà precedente a quella contemporanea. Indovina, e indovinate anche a casa, sia l'uccello simbolo dello stato dell'Arizona sia il fiore o la pianta simbolo, diciamo, ci dicono già ampiamente dove ci troviamo, perché il volatile nazionale, diciamo così, degli abitanti dell'Arizona è il cactus wren. Non so che tipo di uccello sia, non ho fatto in tempo a trovare traduzioni, ma il solo fatto che si chiami cactus wren ci dice già dove abita, e naturalmente che ha a che fare con uno degli abitanti più famosi di questo stato, cioè il cactus. Decisamente è un protagonista. La pianta simbolo è il saguaro, quindi sono proprio quei cactus che abbiamo visto anche nei cartoni animati, quelli con le braccia in su, insomma, e i pungiglioni. Nella tua classifica di film western da grande cinefilo, Johnny Guitar è nei primi 15? Johnny Guitar, grandissimo film con grandissima musica. Con grandissima musica. Non stringo mai la destra a uno che spara con la sinistra. Ecco, questo film è girato a Red Rock Country, a Sedona. Ecco, se avete la possibilità o volete unire qualità nel lodging, cioè dove andate a dormire, con qualità di dove
visitate, non credo che si possa battere Sedona. Anche lì insediamenti di una cultura preesistente e tantissimi riferimenti cinematografici, tra cui L'amante indiana e anche Bonanza, prima che facessero il telefilm. Questo è stato uno dei luoghi più usati, a parte la Dead Valley e la Monument Valley poi da John Ford, per girare l'western americano. Mi metti in imbarazzo perché a questo punto mi verrebbe la tentazione di far sentire proprio Johnny Guitar, quindi musica da quel film, però insomma nativo dello stato dell'Arizona è anche uno dei più grandi jazzisti d'ogni tempo, Charles Mingus, quindi per una volta, visto che non sentiamo tantissimo jazz all'interno di questa rubrica o ne abbiamo sentito poco sino ad ora, direi di andare con Mingus, Take the A-Train, quindi un brano che anche i non jazzofili dovrebbero conoscere. Perfetto.